Gentili signore, signori, autorità presenti, un caloroso ringraziamento a voi per essere qui e partecipare a questo evento che per il terzo anno ci porta a trattare degli argomenti che riteniamo estremamente importanti per il nostro futuro di oggi e per la programmazione del tempo che verrà, per quelli che seguiranno. Viviamo in un'epoca che si caratterizza per alcuni paradossi globali, tre in particolare. Hanno da tempo colpito l'attenzione e rafforzano la nostra convinzione di dar vita a un centro di studi dalle caratteristiche innovative e originali. Il primo paradosso riguarda la coesistenza nel mondo di più di 1 miliardo di persone che soffrono la fame a fronte di un numero equivalente che soffrono le conseguenze di eccesso di nutrizione, nella forma di gravi malattie metaboliche come certamente il diabete. Eppure già oggi il sistema alimentare globale è in grado di garantire un adeguato apporto nutrizionale a tutti gli esseri umani presenti sul pianeta. Le cause di questa situazione non sono facili da individuare e rimuovere. Questo però non deve scoraggiare chi ha a cuore il destino di milioni di uomini e donne colpiti dalla tragedia della fame e dalla miseria, ma al contrario deve fungere da sprone a individuare e proporre soluzioni nuove ed efficaci. Il secondo paradosso è relativo alla presenza sul pianeta di circa 3 miliardi di animali da allevamento. Un terzo dell'intera produzione alimentare globale è destinato alla loro nutrizione, mentre 1 miliardo di persone ha accesso limitato e insufficiente all'acqua potabile e circa 4.000 bambini muoiono ogni giorno per questa ragione, la produzione di 1 chilo di carne, tenuto conto dell'intero ciclo di vita dell'animale, richiede 15.000 litri di acqua. Ancora una volta si tratta di un modello da ripensare. Il terzo paradosso riguarda un'ulteriore forma di uso improprio delle risorse della terra, la concorrenza tra biocarburanti e cibo. Una quota crescente di terreni agricoli è destinata alla produzione di carburante. Così facendo, scegliamo di dare da bere alle nostre automobili invece che da mangiare ad esseri umani bisognosi. La crescente consapevolezza di questi squilibri ci ha spinto a riflettere sulle modalità più efficaci di comunicare e coinvolgere chiunque fosse interessato ad approfondire questi argomenti in modo indipendente, serio e scientificamente accurato. Da questa esigenza di informare, coinvolgere, comunicare, dibattere, al fine di proporre soluzioni, è nato nel 2009 il Barilla Center for Food and Nutrition. Noi siamo un centro di analisi e proposte dall'approccio multidisciplinare che ha l'obiettivo di approfondire i grandi temi legati all'alimentazione e alla nutrizione su scala globale. Ci proponiamo di dare ascolto alle esigenze emergenti della società, raccogliendo esperienze e competenze qualificate a livello mondiale, favorendo un dialogo continuo e aperto. Nei suoi primi 3 anni di attività, il Centro ha realizzato e divulgato numerose pubblicazioni scientifiche. Guidato dalle scadenze istituzionali e dalle priorità presenti nelle agende economiche e politiche internazionali, ha rafforzato, credo, il proprio ruolo di collettore e connettore tra scienza e ricerca da un lato e decisioni politiche e azioni governative dall'altro. Tra i numerosi eventi aperti alla società civile che il Barilla Center for Food and Nutrition organizza, il più importante è quello che ci vede oggi qui riuniti, l'International Food Forum for Food and Nutrition. Un importante momento di confronto internazionale con grandi esperti del settore giunto alla 3ª edizione. In questi 2 giorni discuteremo a tutto campo i temi di maggiore attualità legati al cibo e alla nutrizione, con serietà, spero, e grande libertà, nella speranza non solo di condividere ciò che già sappiamo,
ma anche di contribuire alla generazione di nuova conoscenza attraverso il dialogo e il confronto anche tra posizioni estremamente diverse. Nel chiudere desidero ringraziare i membri dell'Advisory Board che ci accompagnano in questa avventura, senza i quali ciò che vedrete e ascolterete in questi giorni non sarebbe stato possibile. E se mi permettete un augurio affettuoso di buon lavoro, vogliamo rivolgere a Mario Monti, che ci ha lasciato per accogliere una sfida ancora più grande. Grazie e buon lavoro.